Vai, Chuck, prima, vai. Vai. Alla scoperta della terza D. L'animale, in vero, più curioso della terza D era un incrocio tra una giraffa e un bradipo. È il Francescus amendolus zebratus. Animale davvero molto raro e difficile da individuare in attività sveglia, perché solitamente dorme, essendo praticamente tutte le sue energie volte... No, però mi fa impressione, sta così in faccia. Ma come? Andiamo avanti, ecco, vediamo. Oh. Ecco, ora ma ci tu impariamo. Stai riprendendo? Ma poi ti metti io riprendo te che riprendi me? Perfetto. No. Perché non sa ci abbiamo Marilina Anatoli, Marilina Mari Mari sera. No, e poi anche quell'altra cattivissima. Pronto, chi sparla al telefono quando rispondeva al telefono? Lasciate sta Francescina mia. Ma se viste, se più visto, sì. Sì, io mi guarda una star, guarda. Sentiamo più che altro. Una pioggia di flash. Infatti voleva venire, se non fosse partita per sabato per una settimana. A me impressione sta cosa qua. Sì, sì, dai, dai, continua, sì. Continua. Ma lei che fate? Sposata e ha girato il mondo, perché il marito è dirigente Fiat, quindi è stata un po' in Egitto, un po' in India. Questo raccontava loro, lei è tornata dall'India, è successo tutto quel casino a Mumbai, però nella zona dove stava lei con la casa. In Egitto è stata quando ci fu quella strage alla Valle dei Re. Madonna mia, cosa stai raccontando? Che cioè, ti ho perso? Dove andava lei a succedere una tragedia? Sì, vai a portare un po' sfiga. Ma voglia! Francesco, no. Quando a casa Micciola mi pare un po' di aria qualche anno fa. Questa borsa? Questa borsa è la tua? Sì, la mia. No, no, no. Io chiuderei. No!